investi nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione. Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo. Scoprila su docebo.com. L'impressionante sequenza di crisi che ha segnato gli ultimi 7 anni a livello globale ricorda le pagine di una sceneggiatura o di un romanzo di fantascienza. Oppure l'avanzamento di livelli di un videogioco apocalittico. Anno 2016. Donald Trump vince le elezioni e diventa il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. La svolta protezionistica che The Donald impone all'economia con l'aumento dei dazi sull'import dalla Cina comincia a incrinare il nuovo ordine mondiale chiamato globalizzazione. Sono i primi fuochi dell'incendio che sta per divampare e già si cominciano a intravedere le crepe negli assetti planetari. Tuttavia, permangono ancora diversi elementi di stabilità. Le banche centrali, per esempio, continuano con gli acquisti di titoli di Stato per stabilizzare i debiti pubblici e si vive in un'epoca di tassi di interesse ancora molto bassi. Il tempo della catastrofe però incombe. Anno 2020. Il contagio invisibile corre lungo le reti del commercio mondiale e lungo le rotte del transito di esseri umani. Merci, persone e virus. Di colpo va in frantumi quel paradigma produttivo per cui una merce poteva essere confezionata in un luogo, assemblata in un altro, spedita in un altro ancora, e senza che nessuno di quei luoghi corrispondesse alla sede fiscale dell'azienda che produceva quella determinata merce. Il coronavirus inceppa il meccanismo della catena di montaggio mondo. E il sistema si rivela fragile, troppo fragile. Si comincia a parlare di Chernobyl della globalizzazione. Le lunghe catene di produzione saltano, il tessuto connettivo della logistica si lacera, soprattutto si ferma la pompa deflattiva della Cina. Le filiere globali permettevano di produrre dove tutto costava meno, soprattutto il lavoro. Così l'inflazione era diventata un ricordo lontano, consegnato alle ombre di un secolo finito, il Novecento. L'età della pandemia segna una rivoluzione epocale e tutto si rovescia. Ricette economiche in voga per più di 40 anni vengono ribaltate. Per affrontare l'emergenza, gli stati sono restaurati nel pieno della loro funzione di indirizzo dell'economia. I governi cominciano a garantire prestiti bancari, le banche centrali inondano di liquidità il sistema. Siamo all'alba di un mondo nuovo e un vecchio fantasma torna da un passato remoto. È il fantasma dell'inflazione. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Inizio degli anni 20, secolo 21esimo, principio del terzo millennio. Una febbre comincia a diffondersi inarrestabile. È la febbre dei prezzi. Le banche centrali sono prese in contropiede, la loro risposta è tardiva. Il rialzo dell'inflazione non è immediato. Ma l'inflazione, appunto, comincia pian piano a galoppare. Ma proprio come nelle pagine di una sceneggiatura dal ritmo frenetico, arriva l'ennesimo colpo di scena. Il 24 febbraio 2022 l'esercito della Federazione Russa invade l'Ucraina. Dopo 23 anni dai bombardamenti su Belgrado, la guerra torna nel vecchio continente e porta con sé una nuova emergenza. È la crisi energetica, con il conseguente rincaro del costo dell'energia e del prezzo del gas. Ma ad aumentare
e anche il prezzo dei generi alimentari. Del resto, i belligeranti sono rispettivamente il principale produttore di energia, la Russia, e il principale esportatore di cereali, l'Ucraina. I paesi dipendenti dalle forniture russe, come Germania e Italia, tremano. E il conflitto finisce per aumentare ancor più l'inflazione, che resiste con tenacia alle politiche monetarie delle banche centrali. Come nella progressione dei livelli di un videogioco, la posta si alza e tutto diventa più complicato. Non c'è nemmeno il tempo di apprezzare gli effetti del ciclo di rialzo dei tassi voluto dalla governatrice della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. I mercati sembravano tornare a respirare e pareva scongiurato il pericolo di un hard landing, ovvero il rischio di un atterraggio brusco che avrebbe potuto precipitare l'Europa in una rapida e profonda recessione. Ma è proprio in questo momento che si compie un altro evento impensabile. Il capitalismo trapassa da una crisi all'altra, da una catastrofe all'altra, ed è ancora guerra. Sabato 7 ottobre 2023, un diluvio di razzi si abbatte su Israele e il Medio Oriente torna a infiammarsi. Il nuovo conflitto potrebbe avere pesanti ripercussioni su un'economia mondiale già colpita dai tragici eventi che si sono succeduti a partire dal 2020. A preoccupare sono il prezzo del petrolio e il costo dell'energia in una congiuntura già difficile che non riguarda solo l'Europa. Gli Stati Uniti, infatti, si ritrovano con le riserve di greggio ai minimi da diversi anni a questa parte e corrono verso le presidenziali del 2024 con un prezzo della benzina troppo alto. Inoltre, è probabile attendersi un rafforzamento del dollaro dettato dal fenomeno che chiamiamo flight to quality. In momenti di forte tensione internazionale, infatti, gli investitori tendono a convergere verso porti sicuri e il biglietto verde è da sempre una valuta rifugio nei momenti di crisi. Il primo effetto del flight to quality è l'aumento del costo delle materie prime che vengono acquistate in dollari. In uno scenario simile, l'Europa rischia un'ennesima impennata dell'inflazione proprio mentre si stava chiudendo il ciclo del rialzo dei tassi. Ma c'è un altro pericolo: l'inizio di una fase recessiva. In questa situazione complessa, le banche centrali dovranno muoversi come un funambolo su un filo. Lo spazio è strettissimo e serve grande equilibrio. È il tempo di scelte coraggiose, di anticipare cioè l'abbassamento dei tassi. Ma questo abbassamento non deve essere troppo brusco e aggressivo, perché occorre tenere ancora sotto controllo l'inflazione. Allora il vero pericolo può essere quello della stagflazione, ovvero la compresenza di prezzi alti e crescita praticamente a zero. Un pericolo, questo, che va assolutamente sventato. Se gli eventi di questi ultimi 7 anni fossero l'intreccio di una sceneggiatura o la trama di un romanzo, sarebbero giudicati irrealistici, troppo carichi di colpi di scena, troppo poco credibili. Invece è andata esattamente così. E come nei livelli progressivi di un videogioco apocalittico, bisogna arrivare in fondo, evitando le due parole che segnano la fine dell'azione: game over. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Scritto da Guido Brera con i diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Licciotti. Il producer è Alex Peverengo.